Sono nato a Napoli, ho vissuto un po' in giro, ho vissuto a Parigi, a Londra, a Rio de Janeiro, a Roma. Ora vivo a Napoli, vivo e lavoro a Napoli e divido il mio tempo professionale tra la produzione artistica, dipingo con oli, graffiti, ma anche forse soprattutto con la luce, dipingendo su grandi superfici, su edifici. E l'altra parte del mio lavoro professionale, invece, io insegno all'Università Sorolla Benincasa di Napoli retorica e storytelling digitale. Il titolo di questo talk si chiama Lighting Flowers, che è una installazione su cui sto lavorando ora, ma è anche un mio modo di vivere la vita, di vivere la strada, di vivere la città, le architetture, di immaginare oltre il visibile. A me capita di fare questo, diciamo, spesso, diciamo, a volte preoccupando un po' la mia compagna, di guardare i palazzi, le strade, i piloni dell'autostrada, il mare, la scogliera, e di immaginare dei segni, di immaginare che ci possono essere dei segni, che delle colonne possono diventare rosse, che si possono aprire dei colori, delle linee. Io, diciamo, ho questo intervento, allora vi racconterò un po' questo mio sguardo e questa produzione, il modo con cui racconto la vita, racconto quello che vedo. Sono tre produzioni che corrispondono a tre momenti importanti della mia vita: i migranti, Napoli e le periferie. La prima installazione si chiama Migrant Sirens, è una installazione sulle donne migranti, donne che vengono dall'America Latina, dall'Europa dell'Est, dall'Africa, donne libere, coraggiose, belle, forti, con una grande voglia di fondare comunità. E a queste donne io le ho ritratte in un'installazione, ne ho ritratte qualche migliaio, e poi le ho dipinte. Allora vi faccio prima vedere l'installazione e poi vi racconto il senso più profondo dell'installazione e il modo con cui ho lavorato. Ecco, avete visto alcune di queste donne di un'installazione che poi è stata prodotta e proiettata a Pietralcina in Italia e che adesso gira per l'Europa. E sono donne, per me, io ho scelto di leggerle in questo modo, sono donne estremamente coraggiose, donne che hanno fatto una scelta di vita profondamente difficile. La settimana scorsa ne ho intervistata una, le ho fatto un ritratto ed è un lavoro che stiamo facendo sulle emozioni. Gli ho chiesto quanto tempo ci hai messo a venire dalla Nigeria. Lei mi ha detto 6 mesi. Ho detto: come hai fatto 6 mesi dalla Nigeria? Lei mi ha detto: guarda, un mese per arrivare in Libia e poi sono rimasta bloccata in un centro di detenzione per 5 mesi. Allora le ho chiesto: cos'è per te la felicità? Fammi vedere un gesto di felicità. E lei ha fatto così. Questo per me vuol dire tutto, cioè questo per me vuol dire che queste donne hanno una forza interiore fortissima, hanno forse il motivo per cui siamo qui, no? Parliamo di passione, hanno passione.
E che passione hanno? Hanno la passione di chi vuole fondare una nuova comunità. Io le ho chiamate sirene migranti perché sono come la sirena Partenope, la prima grande migrante della storia della letteratura. Partenope fugge, no? Da Oriente, arriva in un luogo che è Napoli e fonda questa città. È una fondatrice. Queste sirene migranti è il canto di un'Europa plurale, vuole essere il canto di un'Europa plurale, libera, aperta. Donna, come vivono i territori, le comunità? Come crescono i territori e le comunità? Crescono quando si mischiano, quando si mescolano, quando le narrazioni interne si incontrano con le narrazioni esterne e costruiscono nuove narrazioni. Ecco, Sirene Migranti vuole contribuire a costruire nuove narrazioni. Un'altra nuova narrazione di cui voglio parlarvi invece è Eggs and Skulls. Eggs and Skulls è un'installazione che ho creato su Napoli e anche qui sono partito dalla sirena. Napoli è una città che offre molti spunti, una città barocca con molti elementi. Il Museo Madre mi ha chiesto di costruire un'installazione nel cortile d'onore del museo e questa opera poi è stata acquisita dal museo ed è diventata un'opera che sta nella collezione permanente. Ve ne parlo dopo, prima vi faccio vedere diciamo, uno spezzone breve, un minuto, in cui diciamo, capirete il senso che poi vi spiegherò dopo della circolarità della città, della circolarità degli elementi della città. Allora, la circolarità di Napoli, avete visto che in questa installazione ci sono molti elementi, molte icone, simboli, miti della città, la sirena Partenope, l'uovo di Virgilio, le capuzzelle, cioè le teste di morte che in napoletano si chiamano capuzzelle, San Gennaro, il cavallo, l'ancora. Io ho voluto, diciamo, raccontare la ciclicità della città. Che vuol dire ciclicità? Che Napoli è una città. Beh, nasce con la sirena Partenope, no? Nasce con la sirena Partenope che è un simbolo, per metà, che è un simbolo, un mostro marino per metà donna e per metà pesce. Il pesce a Napoli è un simbolo fallico, è il sesso maschile. Quindi, diciamo, l'origine della città è per metà donna e per metà maschio. La parte di sopra è femmina, la parte di sotto è maschio, la parte di sopra è il sole, la parte di sotto è l'oscurità, la parte di sopra sono le chiese in cui si adora un dio cattolico e la parte di sotto sono le catacombe, le grotte di tufo da cui si è scavato il tufo per costruire la parte di sopra e in quella parte lì abbiamo seppellito i teschi della peste del 600 e lì abbiamo adorato dei pagani.
E la città è questo, è questa eterna ciclicità di vita, morte, maschile, femminile, cattolico, pagano, che si rincorre continuamente. E il senso di questa installazione è questo. Diciamo, Exens Calze è un'opera barocca, è un'opera che lavora sul trionfo della morte, della vita, dei sensi, che è una cosa tipicamente e fortemente napoletana e che io porto dentro di me. E devo dire che, diciamo, per me è stata importante perché l'ho costruita insieme a due musicisti straordinari che sono Carola Pisaturo ed Enzo Avitabile, che naturalmente con la loro colonna sonora hanno contribuito a rendere un po' più forte ancora l'emozione di questi segni. Sono segni che dipingo a mano. Forse l'avete visto nel video, a un certo punto mi vedete disegnare a olio e grafite e in altri momenti invece vedete disegni digitali. Io ho un taccuino, questo taccuino è il mio diario di bordo. Noi siamo un gruppo, siamo una decina di persone che lavorano con me e come funziona? Io disegno a mano, ci ho messo un anno a fare questa installazione, quindi in un anno ho disegnato molte cose, ho preso anche appunti, a volte anche appunti mentre stavo in macchina oppure mentre ero al cinema, quindi su un altro foglio di carta, quindi questo taccuino è pieno anche di oggetti incollati sopra, di pezzi di fiammiferi, di carta di un regalo, di cose che poi ho disegnato a olio e in grafite, di appunti di bisogna fare 100 capuzzelle, 60 uova di Virgilio, 80 cavalli, cioè di elenchi e piano piano anche di errori e di errori che ti portano davanti ad un'altra strada. Ed è un lavoro complesso, ed è un lavoro complesso anche tenere insieme un'equipe che probabilmente non sa dove stiamo andando e si preoccupa e deve capire che deve seguirmi. E naturalmente per fare questo c'è bisogno di molta passione, di molto pathos, ma c'è bisogno anche di molto logos, di molta parte razionale e quindi di molto progetto. Questi lavori si fanno con una forza enorme interiore che è la passione, e però dentro un framework che è un progetto. E il progetto però si fa, si disfa, si rifà, si disfa di nuovo e quindi se non c'è la passione ci si stanca. L'ultima installazione di cui voglio parlarvi è Lighting Flowers, è un lavoro sulle periferie, io ho scelto di dipingere, di illuminare, di dare la luce a luoghi che sono in ombra, che sono le periferie di Napoli, di Roma, di Milano, di Parigi, Rio de Janeiro, Shanghai e Tokyo, e ho cominciato adesso, ne vedrete, con due città che sono Napoli e Roma. Possiamo vedere il video e poi vi racconto come viene fatto. Per fare questo lavoro andiamo di notte, siamo in tre, sono io con due assistenti, abbiamo in macchina, diciamo, troviamo dei luoghi, ci fermiamo e sono luoghi che abbiamo scelto prima, ci fermiamo, io ho un gruppo elettrogeno, poi c'è un cavalletto col proiettore e poi ci sono due computer e poi gli assistenti hanno un drone, una Steadicam e due telecamere fisse per documentare tutto. E sono lavori di notte, sono lavori che si fanno senza permessi, quindi diciamo un po' rischiosi perché naturalmente alle 3 del mattino in periferia
diciamo, è un po' più rischioso. Però vi racconto un aneddoto che per me è la chiave di tutto, forse anche la chiave di perché faccio certe cose, perché mi piacciono, cosa mi entusiasma. Erano le 3:30 della mattina, eravamo a Gianturco, periferia orientale di Napoli, stavamo illuminando il ponte della Circumvesuviana. A un certo punto una macchina si ferma e c'erano un uomo, una donna e una bambina con dei grandi occhialoni, che rimarrà per tutto il tempo in silenzio. La signora abbassa il finestrino e mi dice: "Oh, ma stai facendo una fotografia?" Dico: "No, signora, io sto facendo la ripresa alla cosa." "T'ha già visto, tu mi stai facendo una fotografia?" Dico: "No, signora, guardi, veramente sto facendo le riprese." La signora apre lo sportello e mi si butta addosso. Allora arriva Pasquale, la ferma e dice: "Signora, signora, il signore è un artista, guardi, stiamo facendo un'installazione." "A dove?" Gli mostra la cosa, lei si gira e dice: "Gennaro, scenderà la macchina." Esce Gennaro dalla macchina, un uomo gigantesco, testa, collo, culo, un unico blocco di cemento. Naturalmente eravamo tutti molto preoccupati. Gennaro dice: "Che re, Concè, guarda là." "E che re?" E Concetta dice: "È l'art." Gennaro si avvicina a me, mette la mano nella giacca e dice: "Voglio." Io penso: "Vabbè, è finita, cioè, questo chiaramente mi lascerà per terra." Caccia un cellulare, me lo dice: "Faccio una fotografia." Si abbraccia a Concetta e io naturalmente con una mano tremante gli faccio la foto e poi dopo loro vanno via. Io ho pensato, a parte ho pensato, ce l'abbiamo fatta, no? Ma a parte questo ho pensato, però ce l'ho fatta davvero, cioè, forse sono riuscito a comunicare l'arte, lo stupore, la meraviglia, la bellezza in un posto dove di notte non c'è nulla, a due persone che alle 3:30 del mattino sono hanno una tale dose di paranoia addosso che sono convinti che io sto facendo una fotografia, che sto là per loro. Se sono riuscito a emozionare queste due persone, e allora forse ho raggiunto l'obiettivo. Però poi nei giorni seguenti ho pensato che forse era successo anche qualcos'altro, forse ho sperato, ho pensato, ho sognato che forse quella bambina che è rimasta per tutto il tempo in silenzio e che era terrorizzata perché aveva un papà e una mamma un po' particolari, forse in quel tempo avrà visto che era possibile di notte, in una periferia, in un posto scuro, in un posto dove c'è solo ombra, disagio, miseria, deserto totale, c'è un pazzo che fa delle luci e che crea degli effetti, dei colori, delle pitture. Allora ho pensato che forse questa bambina da grande potrebbe decidere anche lei di fare queste cose, no? Anche lei di contribuire a mettere luce nel mondo. E allora, diciamo, le storie che vi ho raccontato sono tutte storie di passione, di mutazione, di trasformazioni, sono storie di fiori luminosi. Sono storie, del mio desiderio di piantare fiori luminosi nel mondo. Grazie.